Ora maggio è un mese dove è la tarda primavera, dove tutto comincia, tutto fiorisce in qualche maniera. Mi sono detto, diamone un'immagine più viva che semplicemente un mese, facciamolo diventare una persona. E quindi il fauno lo rappresenta perfettamente. In più è una creatura che vive nei boschi, siamo immersi in paesaggi silvestri, e quindi tutto quello che a me veniva, non dico in mente, ma tutto ciò che conoscevo, mi piaceva metterlo poi in scena su questo messaggio, che il messaggio è uno solo, deve essere. Qual è quest'anno? È la gioia di due ciliegie ad un orecchio, perché è il sapore del maggio. In la nostra 30ª edizione del Maggio Fest. Tanta gente qui all'Arca, e tutti molto curiosi, tutti molto contenti di ripercorrere la storia attraverso i manifesti, ma soprattutto di vedere, conoscere l'autore, che è qui ospite, Stefano Canulli, e di vedere a fianco ai poster, o meglio agli affiche, gli originali, i disegni che sono stati quelli che hanno ispirato poi la realizzazione grafica. Quindi è stato interessante avvicinarsi emotivamente alle opere, vedere gli acquerelli che chiaramente poi sono stati riportati per il Maggio Fest sulle locandine, e credo proprio che si respiri attraverso i suoi disegni la sua creatività di Canulli, e quindi è stato bello proprio attraversare i suoi pensieri sistemando le sue opere. Ma per forza, perché poi Silvia Raclio è un po' il pifferaio magico, no? Ti porta dentro delle realtà a volte conosciute, a volte totalmente sconosciute, quindi la possibilità così di rapportarsi ai suoi pensieri, ai suoi progetti, è sempre qualcosa che fa crescere. Stefano Canulli ci ha sorpreso con i disegni che in parte alcuni conoscevamo dei manifesti, ma avere una parete di pittura riportata a nuova vita dentro lo spazio dell'Arca, che per me è stato un momento importantissimo di tutta la mia carriera, anche di direttore di questo spazio per un decennio quasi, è davvero un'emozione in più.